Buonasera. Oggi nel quotidiano eh, resoconto sull'andamento quantitativo dell'emergenza i guariti sono aumentati di 589 e sono in totale 10.950. Purtroppo le persone decedute sono 969 di cui 50 sono relative a ieri a causa di una errata contabilizzazione di una regione. Il totale dei nostri cittadini attualmente positivi è 66414 di cui il 6%, cioè 3732 in terapia intensiva. Ad oggi con il sistema Cross della protezione civile abbiamo trasferito 75 pazienti dalla Lombardia in altre regioni che hanno una maggiore disponibilità di posti in terapia intensiva e possono concorrere a decongestionare la regione italiana che come sapete è quella maggiormente afflitta dalla gravità di questa emergenza. Purtroppo i dati che ci giungono dal nostro Paese, ma in sintesi da molti altri luoghi del mondo, ci dicono quanto sia globale e quanto sia vasta la crisi sanitaria che stiamo vivendo. È una pandemia senza precedenti che colpisce i Paesi più forti del mondo che progressivamente stanno adottando le stesse misure che l'Italia ha messo in campo oramai da qualche tempo. In una crisi mondiale c'è bisogno evidentemente di collaborazione, senza egoismi e senza particolarismi. Noi, l'Italia, stiamo facendo e dobbiamo fare fino in fondo la nostra parte. Stiamo gestendo, come sapete, da giorni tre questioni fondamentali che sono cercare dovunque siano i dispositivi e le apparecchiature che servono a combattere questa guerra, cercare di farli arrivare nei luoghi dove servono, su tutto il nostro territorio, prima possibile. Ma nel frattempo lavorare senza sosta, chiamando ad uno sforzo eccezionale tutte le componenti produttive e sociali del nostro paese, con l'obiettivo di rafforzare la filiera industriale che permette progressivamente di acquisire una produzione autoctona e di dipendere progressivamente sempre di meno dalle importazioni. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi e come ogni giorno che passa cerchiamo di fare sempre di più, dobbiamo puntare all'autosufficienza del nostro Paese nel rapporto strumenti, soluzioni, bisogni, emergenza. Il nostro sforzo è a 360 gradi. Abbiamo collaborato, continuiamo a collaborare con molti paesi, abbiamo acquisito e continuiamo ad acquisire prodotti, apparecchiature e dispositivi dalla Francia, dalla Germania, dalla Cina, dalla Russia. Abbiamo trattative in queste ore anche con altri paesi spesso lontani da noi, nei quali questi prodotti vengono realizzati e dove è possibile cercare di approvvigionarci. Senza nessuna implicazione di natura politica, senza nessuna implicazione di natura geografica, eh, questo per noi è il tempo della cooperazione, della solidarietà e non quello delle divisioni. Dovunque c'è la possibilità di acquisire soluzioni per i problemi che i nostri cittadini stanno vivendo, lì è giusto andare a cercare di acquisirle. Purtroppo noi ci troviamo di fronte ad una crisi che ha un'altra caratteristica. Il nostro nemico è invisibile. È forte e sconosciuto, e ancora per sconfiggerlo dobbiamo utilizzare tutte le tre armi di cui disponiamo. La prima, la collaborazione di tutti i nostri cittadini, che continuiamo ad implorare affinché rispettino le misure che il Governo ha messo progressivamente in campo. La prevenzione è la principale arma che è nelle nostre disponibilità per evitare che l'emergenza diventi ancora più vasta, che il nostro nemico diventi ancora più forte, che si allarghi per ampiezza e si estenda per profondità. Per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i nostri cittadini, dovunque... Essi vivano e qualsiasi sia la loro età. Capiamo che chiediamo loro un sacrificio straordinario, comprendiamo però che senza questo sacrificio straordinario è molto più difficile e probabilmente molto più lungo il momento in cui riusciremo a sconfiggere questo nemico invisibile. Ancora una volta. Mi sento di dover esprimere uno straordinario ringraziamento a tutti gli italiani che stanno vivendo una condizione inusuale, che però devono comprendere è quella che serve per permetterci di vincere questa battaglia. La seconda arma di cui noi disponiamo sono i nostri operatori sanitari, quelli che ogni giorno combattono in un paradossale fronte per cercare di debellare questo nemico. Il ringraziamento che va fatto a loro è straordinario, in qualche misura commosso. Ci sono alcuni di loro, i nostri ricercatori, così come i col loro colleghi che vivono in altri luoghi del mondo che studiano e sperimentano soluzioni che auspichiamo presto possano essere inserite tra le armi che abbiamo per sconfiggere questo virus. C'è una terza arma che possiamo e dobbiamo saper utilizzare ed è quella delle informazioni. In questo campo dobbiamo tutti insieme fare di più a fare più attenzione e fare meglio. I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo puntuale e trasparente sulle scelte, sui passi avanti e anche dove serve sulle difficoltà che, di cui il nostro cammino è ovviamente costellato. Cercheremo di fare ogni sforzo perché questo possa avvenire sempre di più, perché tutti possano condividere vittorie, rallentamenti, sconfitte e avanzamenti in cui questo straordinario eh, gruppo di istituzioni, di persone eh, sta facendo ogni sforzo per combattere e vincere questa guerra. Abbiamo avviato un lavoro comune con le regioni per riuscire a condividere metodi e sistemi, per riuscire a precisare, perfezionare, eh, focalizzare puntualmente la batteria di strumenti. Che progressivamente sempre più a nostra disposizione con i diversi fabbisogni che al loro interno emergono. Questo lavoro continua, senza sosta, e auspichiamo presto, possa ancora di più essere perfezionato. A questo proposito mi sento di dover precisare che in uno spirito di collaborazione e in qualche misura di sussidiarietà, gli acquisti che vengono effettuati dal governo, dalla protezione civile, dalla CONSIP e dal commissario, sono e resteranno complementari, in qualche misura suppletivi a quelli che le regioni possono e debbono effettuare. È giusto che lo Stato aiuti, sostenga la sua articolazione territoriale vista la dimensione, la unicità di questa crisi che non ha precedenti, come il Presidente del Consiglio ha detto qualche giorno fa, è la crisi più grave che il nostro Paese attraversa da 60 anni a questa parte. Lo sforzo delle regioni, in particolare di quelle in difficoltà per vastità dell'emergenza o per carenza delle soluzioni, eh, va sostenuto. È necessario dare loro un sostegno e questo sostegno va considerato aggiuntivo, eh, nel rispetto dei ruoli che ognuno ha. Sempre per migliorare la nostra informazione, nello spirito di eh, dare conto, come è giusto che sia, a tutti i cittadini di quello che andiamo facendo, due volte la settimana, il martedì e il sabato, alle 12 terrò un incontro con la stampa e non solo per illustrare le decisioni adottate e il lavoro svolto fino a quel momento. La seconda e, se volete, ancora più importante novità che devo annunciare è che abbiamo eh, avviato e sostanzialmente concluso un lavoro tutti insieme per velocizzare efficientare le modalità e i tempi di distribuzione dei materiali che andiamo progressivamente acquisendo. Da domani, per velocizzare i tempi di consegna, grazie al Ministero della Difesa, voglio ringraziare il Ministro Guerini e tutta eh, l'organizzazione del Ministero, utilizzeremo non più solo i camion per consegnare dispositivi e apparecchiature, ma anche gli elicotteri. Sempre grazie al contributo della difesa impiegheremo anche il personale militare per aumentare la massa critica, il numero degli uomini che lavorano nei depositi che sono preposti alla distribuzione dei materiali che gli aerei ci consegnano, avendoli acquistati spesso nei posti più svariati del mondo. L'esercito ci aiuterà a fare più in fretta possibile, a portare dai cittadini, dai medici e dal personale sanitario che ne hanno bisogno nel tempo più breve possibile le apparecchiature e i dispositivi. Che abbiamo acquisito nei giorni precedenti in tutto il mondo, anche grazie al decisivo contributo del Ministro degli Esteri. Voglio ringraziare ancora il Ministro Di Maio e la straordinaria unità di crisi che ha messo in campo per rafforzare gli uffici del Commissario e lo sforzo del Governo per vincere questa straordinaria guerra. Oggi, Consegniamo 136 ulteriori impianti di terapia intensiva. Sono le apparecchiature che servono perché le persone ricoverate in terapia intensiva possano essere compiutamente e completamente assistite. Negli ultimi tre giorni ne abbiamo consegnate 242. Le terapie intensive in Italia, che erano 5.343, sono oggi 8.984. In questo periodo sono aumentate del 68%. È un risultato straordinario che il nostro sistema è riuscito a mettere in campo in un arco temporale così breve. Siamo passati da una media di 307.068 mascherine distribuite al giorno ad una media di 2,8 milioni. Oggi distribuiamo 4,1 milioni di mascherine, di cui 2,8 delle cosiddette FFP2 ed FFP3, che sono quelle che servono al personale sanitario. Ai nostri cittadini che lottano in prima fila contro l'epidemia. Negli ultimi tre giorni abbiamo distribuito complessivamente 9,6 milioni di mascherine. Rispetto alle altre direttrici del nostro lavoro, abbiamo concluso una attività di rafforzamento di un'impresa italiana che è già nostra fornitrice, che produce ventilatori per la terapia intensiva e per la terapia subintensiva, che dalla prossima settimana raddoppierà la sua produzione, non più 25 respiratori al giorno, ma 50, nella logica di cui prima dicevo di cercare di diventare sempre più e sempre più in fretta autosufficienti. Abbiamo lanciato l'incentivo Cura Italia e abbiamo nei primi giorni un riscontro straordinario, molte centinaia di cittadini e di imprese che si appalesano nella volontà di contribuire alla produzione nazionale di dispositivi di protezione individuale. Altre aziende italiane hanno raddoppiato la produzione dei caschi, che servono per attenuare il rischio che i cittadini colpiti dal virus debbano andare e essere collocati in terapia intensiva. Un consorzio di imprese nazionali intorno al settore della moda ha avviato la produzione di un milione e mezzo di mascherine alla settimana a partire dal prossimo lunedì. C'è uno sforzo straordinario dell'Italia, degli italiani, in tutte le loro componenti siamo riusciti ad aggregare le coscienze e i comportamenti dei nostri cittadini intorno ad un obiettivo fondamentale, se volete, ad un risultato indotto. L'obiettivo fondamentale è sconfiggere tutti insieme questo virus e l'obiettivo indotto è cercare di produrre a casa nostra il più possibile di quello che ci serve. Ieri con il Ministro delle Regioni Francesco Boccia, abbiamo accompagnato a Bergamo i primi 20 medici volontari che da tutte le parti d'Italia hanno risposto alla call della protezione civile. Circa 8.000 di essi si è messa a disposizione per dare un contributo in prima linea a questa emergenza. Nei prossimi giorni, con la regia del Ministro Speranza, che voglio ringraziare, Alcuni di essi raggiungeranno le zone a maggiore diffusione del virus. Contiamo in poco tempo che 300 o che i primi 300 medici volontari arrivino nelle zone più eh, devastate del nostro paese a dare un contributo. Davvero li voglio ringraziare. Ieri sera è stata una serata quasi commovente nel vedere l'energia, la passione e la solidarietà di cittadini come noi che insieme a noi combattono questa guerra. È partito dalla protezione civile il bando per acquisire anche la disponibilità di 500 infermieri, si concluderà il prossimo 28 marzo, contiamo anche in questo caso con uno sforzo straordinario nel tempo di poter... Affiancare ai medici anche il personale paramedico. Tutte le regioni verranno il più presto possibile, nel modo più eco possibile, dotate delle attrezzature e dei dispositivi che non sono in grado di acquisire direttamente. Noi dobbiamo assicurare che nessun paziente in grave crisi respiratoria resti senza assistenza e far sì che ciò accada nel tempo più breve possibile. Volevo infine concludere questa eh, mia relazione, questo mio incontro con voi, anche alla luce di eh, resoconti che ho letto sui mezzi di informazione che non hanno la caratteristica della veridicità per ringraziare anzitutto la Consip e tutte le persone della Consip che ci stanno dando una mano in questo straordinario sforzo che tutti insieme stiamo facendo. La Consip, che come sapete è la centrale di acquisto del nostro governo, ha bandito in pochissimo tempo, qualche settimana fa, alcune gare per approvvigionarci dei dispositivi e delle attrezzature che servono per fronteggiare questa emergenza. Lo ha fatto in un tempo e con una modalità straordinaria e ha acquisito quello che il mercato ha offerto. Siamo in presenza di una guerra globale, tutti cercano da tutte le parti del mondo queste attrezzature e questi dispositivi sta lavorando insieme a noi per riuscire a far pervenire dove devono andare questi materiali nel più breve tempo possibile e pertanto merita una sottolineatura ed un sentito ringraziamento, così come il Dipartimento della Protezione Civile, il quale collabora giorno e notte con gli uffici del commissario, in uno spirito di squadra, nel tentativo che non si poteva che mettere in campo in questi termini e con queste modalità di lavorare tutto insieme per arrivare al risultato. Volevo infine concludere questo mio incontro abbracciando un amico e un galantuomo come Angelo Borrelli, uno di quegli italiani che servono da molto tempo lo Stato con passione, senso civico e caricandosi tutti gli oneri che questo comporta nella sua e nella nostra vita. Volevo dirgli che lo aspettiamo presto e speriamo che sia tra noi il più presto possibile per ricominciare a lavorare insieme. Grazie. Buonasera, commissario, buonasera. Sono Matteo Guidelli dell'Agenzia ANSA. Volevo chiederle, eh, nel giorno appunto in cui si contano più morti dall'inizio dell'emergenza, eh, lei ci ha parlato di respiratori che vengono consegnati, ce ne ha aggiunti 242 negli ultimi giorni rispetto agli 825 che ci aveva detto tre giorni fa. Quindi siamo a un totale di 1.067. Se io però vado a vedere la gara Consip del 10 di marzo, la gara Consip prevedeva che entro il 25 marzo fossero consegnati 1205 apparecchi. Adesso lei ci spiega per favore se questi di cui lei ha parlato sono gli stessi della gara Consip e se non lo sono che fine hanno fatto quelli della gara Consip. Grazie. Noi abbiamo due fonti di approvvigionamento di respiratori quelli che derivano dall'aggiudicazione dei lotti di cui alla gara Consip e quelli che acquisiamo direttamente. Per la verità ne abbiamo anche un terzo, quelli che ci vengono donati da paesi stranieri. Le modalità di approvvigionamento dei respiratori, come lei sa, sono semplicemente così descrivibili. La CONSIP, gli uffici del commissario acquistano, nel caso degli uffici del commissario, hanno acquistato, nel caso della CONSIP, respiratori che sono prevalentemente prodotti in luoghi lontani nel mondo. Questi, queste forniture hanno un tempo per poter, essere, poter raggiungere il nostro paese. E un altro tempo per poter essere installate laddove devono servire a combattere questa guerra. Queste tre fonti di approvvigionamento concorrono al numero che le ho detto, che le assicuro crescerà costantemente nei prossimi giorni in funzione delle consegne dei respiratori di cui alla gara CONSIP, delle consegne dei respiratori di cui ai nostri diretti approvvigionamenti e delle consegne dei respiratori ove altri soggetti viventi in altri luoghi del mondo vogliano continuare a donarceli. Buonasera, è Paola Motta, SkyTG24. Dottor Arcuri, lei in questo momento rappresenta la anche la protezione civile in cui sta parlando Poi le faccio la domanda, ma volevo capire rappresenta la protezione civile Mi faccia direttamente la domanda se vuole Il presidente del Consiglio Conte ha sempre detto che avrebbe preso le sue decisioni politiche tenendo presente le indicazioni del comitato tecnico e scientifico il decreto Uh, firmato domenica scorsa il cosiddetto Serra Italia uh, è in scadenza il 3 aprile. Oggi è il 27 marzo, dunque una settimana al Paese e immagino che sia d'accordo serve una comunicazione chiara, tempestiva e soprattutto unitaria sulla rotta che gli italiani devono mantenere. Oggi all'Istituto Superiore di Sanità ero presente. In conferenza stampa i m, professori Brusaferro e Locatelli a mia domanda hanno risposto che secondo i dati di oggi considerano inevitabile una proroga delle misure. Dunque lei, dottor Arcuri, m, si allinea? Cosa pensa? Grazie. Gli uffici del commissario, in totale collaborazione con la protezione civile, hanno il mandato di gestire l'emergenza e, più in particolare, collegandomi alla sua domanda, di dotare il nostro de territorio degli strumenti, dei dispositivi, delle apparecchiature, di quanto serve a fronteggiarla e progressivamente, auspicabilmente a sconfiggerla. La protezione civile e gli uffici del commissario gestiscono questo aspetto importante dell'emergenza. Il resto eh, lo lascio, come lei capirà, è eh, ovvio, giusto e comprensibile che sia alla eh, decisione del Presidente del Consiglio, eh, il quale certamente, come tutto il Governo, saprà decidere per il meglio, anche considerando il lavoro che il Commissario e la Protezione Civile giorno e notte fanno. Salve, buonasera. Veronica di Benedetto Montaccini di De Posti Internazionale. Eh, oggi purtroppo il record dei decessi è quasi il più alto di sempre, ehm, però in, in un'intervista il sindaco di Bergamo Gori ci ha detto che sono molti i decessi sommersi, quelli a cui ancora non, non vengono fatti i tamponi, quindi volevo un po' dei chiarimenti rispetto a, alla conta di, di, questi, di questi morti. Addirittura il sindaco di Bergamo ci parla di... Eh, due terzi in più de, delle morti che non vengono neanche contate. E poi volevo sapere se eh, come vi state preparando per il Sud Italia. Perché eh, ospedali come il, il Cardarelli di Napoli sono dei possibili e rischiosissimi focolai. Grazie. Purtroppo le statistiche che ci danno ogni giorno l'andamento di questa tragedia sono. Uh, il risultato di un lavoro puntuale che parte dai territori e arriva in questo palazzo dove noi gestiamo questa emergenza e uh, opinare intorno alla validità di queste statistiche uh, non è parte uh, né del mio quotidiano né del mio costume. E invece come ci stiamo preparando al sud? Uh, noi cerchiamo di lavorare su un doppio binario, ricercando all'interno di questo binario il massimo equilibrio possibile, considerando le munizioni che abbiamo. Noi dobbiamo concentrare, stiamo concentrando il più possibile delle apparecchiature e dei dispositivi dove la crisi ha assunto una diffusione e una pervasività maggiore, come lei sa, anzitutto in Lombardia e poi nelle regioni settentrionali e centro-settentrionali. Nel frattempo cerchiamo di fare ogni sforzo per anticipare, preparare e auspicare che la crisi non si diffonda con la stessa forza nelle regioni meridionali del Paese. Ogni giorno cerchiamo un equilibrio possibile intorno a queste due, a queste due eh, esigenze che devono diventare complementari e non possono essere rappresentate come esigenze contrapposte. Io sono il commissario di tutti gli italiani, la protezione civile si occupa di tutta Italia, la Consip compra eh, i beni e i servizi per tutta Italia e dobbiamo tenere in equilibrio queste due eh, leve, se possibile eh, lucidamente, razionalmente, lavorando e non strepitando. Sì, lei, scusate se eh, interrompo ancora, però eh, lei parla di anticipare e di tenere l'equilibrio, però eh, non posso non, non citare il fatto che per esempio per alcuni comuni non è stato forse anticipato questa chiusura come è successo ad Alzano Lombardo e a Nembro. Oggi ne hanno parlato tutte le televisioni dell'inchiesta uscita ieri sul nostro giornale tpi.it. Eh, non, insomma, non è proprio anticipare quando l'Istituto Superiore di Sanità eh, chiede una chiusura immediata di una zona rossa e eh, purtroppo non viene fatto. Vorrei chiedere anche a lei come vi siete mossi su questo. Il nostro lavoro eh, prevede la necessità, se vuole l'urgenza, di dotare i territori di, di dotazioni. Approvvigionare i territori di quello che serve. In questo senso stiamo cercando di avere un occhio verso le regioni meridionali nel senso di dotarle prima possibile della, eh, delle attrezzature, me lo lasci dire così, necessarie ad anticipare se ci riusciamo l'arrivo eh, della. Eh, epidemia sperando che esso grazie alle misure che il governo ha preso ormai qualche settimana fa non si diffonda con uguale portata per il resto lei capisce che eh, ciò esula dalle nostre competenze e dalla missione che il governo ci ha affidato Buonasera Commissario, sono Sabene del Tg2. Volevo fare in breve il punto con lei di questi giorni e come siamo arrivati ad oggi. Per quattro giorni di seguito avevamo una tendenza, chiamiamola positiva per quanto possa esserlo. Ma da due giorni, soprattutto oggi, c'è una, una negatività molto evidente, se vogliamo, soprattutto sui decessi. Ma c'è una negatività evidente sulle regioni. Lei ha parlato di questi sostegni, però... Io fino a oggi stamattina ne abbiamo parlato in maniera molto ampia anche in protezione civile dalla Puglia, dalla Calabria, dal Lazio, dalle Marche, dalla Toscana, più le ormai famose purtroppo negativamente regioni in estrema difficoltà c'è un, un grido di allarme. Perché guardando i dati della eh, Calabria eh, qui c'è un incremento notevole di questa problematicità, soprattutto per le strumentazioni. Lei, io la capisco, deve anche ringraziare tutti, perché ringrazio naturalmente il Ministero della Difesa, degli Esteri, anche noi ringraziamo tutti, ma a noi i ringraziamenti servono a poco, Commissario. Lei ci ha richiamato più, più volte alla comunicazione corretta. Tutte le persone che sono qui, e mi permetto io di ringraziare i colleghi, da un mese e mezzo fanno un grande lavoro di trasparenza, perché abbiamo fatto un grande lavoro di trasparenza. E richiamarci sempre continuamente è come se voi doveste giustificare un qualcosa che non c'è. La nostra comunicazione, mi permetta, commissario, chiudo è stata sempre corretta perché noi abbiamo semplicemente acquisito i dati da voi e li abbiamo trasmessi. Non vorrei che questo richiamo continua alla comunicazione e a comunque alla, uh, come dire, alla correttezza del rispetto delle misure degli italiani che secondo me stanno facendo non nasconda altro dovevamo dire forse in anticipo viaggiamo a fari spenti e non proclamiamo cose particolari questo lo sto chiedendo io a lei non era meglio fare così piuttosto che dire stiamo facendo stiamo migliorando qui la situazione non migliora per niente Grazie, Grazie a lei. Allora, il richiamo alla correttezza dell'informazione che è stato parte del mio intervento era un richiamo a noi stessi e non a voi. Io penso che sia sempre più necessario che noi informiamo inesorabilmente e senza possibili equivoci possibili interpretazioni o peggio possibili fraintendimenti del lavoro che andiamo ogni giorno facendo. Lungi pertanto da me il richiamare voi che come lei dice fate un lavoro faticoso, quotidiano e corretto a eh, fornire informazioni eh, di altra natura. Vengo a quello che facciamo noi che è eh, stato l'oggetto eh, del mio intervento. Eh, io penso eh, che dare conto ai cittadini, esattamente nella misura in cui è stato informato il suo intervento, di quello che si fa, non fornendo opinioni, ma offrendo in modo trasparente, diciamo, risultati quantitativi sia il modo migliore di fare il nostro lavoro. Consapevoli come siamo di alcune cose che devo sottolinearle. La prima eh, converrà che eh, la tipicità del caso italiano rispetto alla dimensione, alla portata e alla vastità di questa emergenza Sta ogni giorno di più perdendo di significato. Cosa voglio dirle? Voglio dirle che purtroppo questa epidemia sta attentando all'equilibrio e all'esistenza dei cittadini di molti altri luoghi del mondo. Ho detto e ribadisco che questo nemico è un nemico invisibile. Noi. Andiamo progressivamente tutti, intendendo tutti i cittadini del mondo, tutte le istituzioni del mondo, eh, imparando qualche volta anche per aggiustamenti successivi come si fa per ora a fronteggiarlo, speriamo presto a sconfiggerlo. E questo ha delle conseguenze sulle decisioni, sulle scelte sulle eh, modalità, sulle soluzioni. Terza considerazione che volevo farle, sono certo, e glielo dico, mi creda, se vuole al di là del lavoro che sono stato chiamato a fare da nove giorni, sono certo che il modello italiano verrà replicato presto. In molte altre nazioni del mondo, esattamente nei termini che ho provato a descriverle, si combatte un nemico invisibile e si cerca, diciamo, di cumulare esperienza, conoscenza, strumenti e soluzioni per fronteggiarlo e speriamo per sconfiggerlo. Siccome il nemico è invisibile e siccome lo, lo, ne conosciamo i lineamenti, ma non di più, purtroppo ogni giorno, mi creda, noi aspettiamo con la stessa ansia di molti altri, anzi di tutti i nostri concittadini, i risultati di questa guerra, auspicando, qualche volta gioendo, altre volte, come purtroppo è successo oggi, Desolan desolandoci rispetto ai risultati. Quindi concludo, eh, lungi da me almeno che oggi ho parlato il richiamare voi a fare altro che quello che state già facendo, credo che noi abbiamo il dovere di informare anche vostro tramite il più possibile e il più puntualmente possibile cittadini di quello che noi stiamo facendo. Quanto alle regole di ingaggio, alla durata e alla eh, diciamo, modalità per vincere questa guerra, ho espresso la mia opinione mi creda sincera, sono però certo che il modello che è stato dal nostro governo messo in campo in Italia presto verrà imitato da molti altri paesi. Eh, perché eh, non ne riesco a trovare un altro migliore di questo. Buonasera commissario, Francesco Beghis di FormicheNet. Eh, la mia domanda è sulle forniture. Lei nel suo discorso ha fatto riferimento sia ad acquisti che a donazioni eh, di materiale medico e sanitario da parte di paesi esteri. Ecco, allora volevo chiederle se si può avere un chiarimento definitivo. Su, um, sull'ammontare delle forniture eh, che sono state ricevute fino ad oggi, su quali di questi sono acquisti e dunque contratti, quali invece donazioni. Eh, il Ministro degli Esteri ha annunciato l'arrivo di 100 milioni di mascherine dalla Cina, le volevo chiedere quindi se ci sono altri contratti significativi in arrivo nei prossimi giorni e qual è l'importo complessivo dei contratti, per fare chiarezza in modo Univoco e definitivo e distinguere i due piani. Grazie. Noi abbiamo ricevuto una donazione di un milione di mascherine dalla Francia, abbiamo ricevuto una donazione di alcune decine di respiratori dalla Germania. Acquistiamo prodotti e dispositivi, come le ho detto, in, senza eh, limiti. Eh, di tempo e di spazio, di area geografica o di appartenenze, laddove li troviamo eh, e laddove eh, possiamo acquistare prodotti che il nostro comitato tecnico-scientifico, dove sa, siedono otto importantissimi luminari della medicina italiana, ci certificano che quei prodotti, prima di essere acquistati, sono compatibili con il fronteggiare questa emergenza. Abbiamo ricevuto eh, moltissimi, oltre 160 milioni di donazioni da imprese e cittadini, abbiamo alcune grandi imprese italiane che hanno preferito donare apparecchiature, dispositivi e non danari. Io ringrazio l'ultimo cittadino e la più grande impresa o la più grande banca italiana per il sostegno che ci stanno dando. Noi acquistiamo tutti i giorni, eh, ordiniamo e qualche volta tutte le notti, visto i luoghi in cui questi prodotti sono, non a, pertanto è molto difficile essere precisi eh, rispetto alla... Sua domanda, presto eh, riusciremo a dare eh, una visibilità puntuale, se vuole anche reiterata nel tempo delle, eh, delle eh, acquisizioni. Eh, per ora riesco a dirle che abbiamo alcune fonti di approvvigionamento che ho citato variamente nel mio intervento e nelle risposte alle nostre domande. Noi tutti i giorni e tutte le notti compriamo ventilatori, mascherine, organizziamo gli aerei per andarli a prendere e cerchiamo di velocizzare, le ho detto da domani anche grazie al contributo dell'esercito, il tempo per, far arriva, per farle arrivare dove servono. Arriverà il momento, credo presto, in cui potremmo fermarci e mettere insieme Tutte queste informazioni, e come è giusto, sacrosanto e necessario che sia, offrirle a chiunque ne sia interessato in modo trasparente. Ultima domanda. Romana Ranucci, dal Press. Sempre in merito alla distribuzione dei dispositivi medici, ci sono due isole, Sicilia e Sardegna, che stanno lamentando dei ritardi. Quindi volevo sapere com'è la situazione. Grazie. Da domani in Sicilia e in Sardegna eh, gli aerei del Ministero della Difesa porteranno i dispositivi che eh, abbiamo l'obiettivo, e questo tengo a dirlo, possano arrivare sui territori in un arco temporale indifferente. In questi giorni abbiamo capito che ci sono delle regioni più prossimi ai luoghi di arrivo di, di queste apparecchiature, di questi dispositivi, dove ovviamente queste cose arrivano prima e ci sono dei territori dove queste cose arrivano dopo. L'Italia è lunga e ha due isole e questi oggetti che arrivano spesso da luoghi molto lontani del mondo non possono giungere in modo indifferente dovunque. Noi nella, nei prossimi giorni... Grazie a quello che vi ho detto, lavoriamo e confido arriveremo ad un'indifferenza cronologica rispetto agli arrivi al di là dei luoghi. Grazie a tutti. Grazie e buonasera.